L'ex sindaco di Rieti, Simone Petrangeli, si candida alle elezioni primarie del centrosinistra, in programma il 6 marzo. Sfiderà Claudio Di Berardino, proposto dal Partito Democratico e da altre forze politiche. La decisione nasce da una spinta popolare di tanti e tante che in questo ultimo periodo mi hanno chiesto un impegno in prima persona. Da un anno a questa parte non c'è stato un giorno nel quale non ci fosse un cittadino o una cittadina che mi chiedesse di rimettermi in pista per cercare di riprendere il filo del discorso interrotto purtroppo in maniera abbastanza beffarda nel 2017. Quindi c'è questo, ci stanno i tanti gruppi politici che mi stanno sostenendo e i tanti cittadini che hanno raccolto le firme e che mi stanno permettendo di partecipare alle elezioni primarie del 6 marzo. Primarie che dovranno essere una grande festa di partecipazione, della democrazia e non motivo di divisione. Siamo comunque una squadra, i cittadini dovranno decidere chi sarà il capitano di questa squadra che poi, quando si voterà per le comunali, avrà il compito di battere il candidato delle destre. A bruciapelo, fa più paura, tra virgolette, ovviamente, il confronto con Di Berardino o un confronto con Sinibaldi? Ma a me fa più paura cercare di risolvere i problemi di questa città. Le elezioni sono un passaggio necessario se vogliamo avere gli strumenti per cercare di risolvere i problemi di questa città. Ci sarà un confronto all'interno della coalizione il 6 marzo e poi ci sarà il confronto in occasione delle elezioni amministrative. Quindi l'obiettivo primario, è il caso di dire, è quello di far partecipare i cittadini, perché se non ricostruiamo un legame, una connessione sentimentale fra cittadini e la politica, tutte le cose che facciamo rischiano di rimanere lettera morta e soprattutto rischiano di essere esercizi sterili ed inutili.